Amici di Bella Italia TV e amici di Sportin, ben ritrovati a una nuova puntata della nostra rubrica nella quale andiamo a conoscere le discipline sportive che vanno per la maggiore, anche se non soprattutto nelle strutture di Bella Italia e Fa Village, nelle altre strutture di Bella Italia. Questo fine settimana qui a Lignano Sabbiadoro, nella piscina olimpica, si stanno disputando le World Series 2022 di nuoto paralimpico, una disciplina che nelle Olimpiadi precedenti a Tokyo nel 2021 ha riservato grandi soddisfazioni a tante nazioni, compresa l'Italia, che quest'oggi è padrona di casa. Queste World Series 2022 sono il primo grande evento internazionale dopo appunto i giochi a 5 cerchi del sollevante di qualche mese fa. Gli atleti si sono ritrovati, si ritrovano a gareggiare, a competere tra di loro per saggiare il proprio stato di forma, per saggiare le proprie possibilità agonistiche nell'ottica delle competizioni internazionali del 2022. Qui al Bella Italia e Fa Village abbiamo intervistato Giulia Terzi, medagliata olimpica azzurra, una delle atlete di riferimento del movimento del nuoto paralimpico italiano. Abbiamo intervistato un rappresentante della nazionale brasiliana, ospite qui al Bella Italia, e anche i vertici azzurri, il commissario tecnico e il presidente federale Valeri, con i quali abbiamo fatto il punto della situazione per permettere a tutti di conoscere questa disciplina del nuoto paralimpico, questa realtà, questo mondo, e anche per farvi capire quanto in Italia ci teniamo a fare bene, ci teniamo a proporci a livello internazionale, sulla scena internazionale anche sportiva, nel migliore dei modi, con strutture super attrezzate come quella del Bella Italia e Fa Village a Lignano Sabbiadoro, e con la volontà, il desiderio, l'ambizione, il sogno di essere sempre più competitivi in un mondo sempre più aperto, con i confini quasi inesistenti, per fare in modo che tutti possiamo vivere le nostre passioni a prescindere dalla nazionalità. Sportin di questa settimana, nuoto paralimpico World Series. Sì, sta andando molto bene. Ieri ho vinto la medaglia nella finale open della World Series nei 100 metri stile libero e sono molto contenta. Sicuramente dopo Tokyo tornare a respirare un po' di aria internazionale è una cosa che dà tanta motivazione, tanta carica. Siamo solo al secondo giorno di gare, c'è ancora la sessione di oggi e due sessioni di domani e sicuramente si darà il meglio e ci si divertirà anche molto. Beh, sicuramente la visibilità che hanno avuto le Paralimpiadi ha portato molto riscontro comunque anche a noi atleti. E sicuramente, beh, innanzitutto una bella festa tra famiglia e amici, questa è sempre la cosa più importante. E poi comunque la cosa che ha fatto piacere è che ci sono state delle persone che magari mi hanno scritto perché interessati alla disciplina, tanti giovani che hanno avuto voglia di affiancarsi a questo mondo, e sicuramente quelle sono le cose un po' più belle, perché poi alla fine rimane quello ed è la cosa, l'essere stato utile per qualcuno è la cosa più bella. Beh, quest'anno ci sarà il campionato del mondo a Funchal e si spera di riuscire a tornare ancora come da Tokyo con qualche medaglia, e l'obiettivo più grande per quest'anno è quello. No, io farò il 100 stile, 400 stile, 50 delfino e poi se servirà sarò pronta per le staffette. Ovviamente il mio pensiero va alle ragazze e ai ragazzi ucraini che purtroppo al momento da contatti con loro so che ovviamente non si possono allenare, e quindi a loro mando un fortissimo abbraccio. È vero che noi siamo qui e stiamo gareggiando, stiamo tra virgolette festeggiando, divertendoci, ma comunque un pensiero per loro c'è sempre e non è assolutamente dimenticato tutto quello che stanno passando. Beh, è sempre bellissimo venire qui perché, ripeto, è sempre un po' un'area di festa. Comunque la struttura è molto accessibile, molto accogliente e anche la manifestazione è molto ricca, e quindi è sempre bello venire qua a Lignano. Giulia, in bocca al lupo per il Crepi. Grazie. Yeah, here in Lignano we are have a good race, and we are trying to prepare to Madeira in the worlds. So this competition is the first competition, international competition, after the Paralympic Games. It may be and probably the only one competition, international competition, before the worlds. So it's so important to us to participate and to get some medals and good results. Brazil has 55 participants, including the
the team staff and coaches, but we have 33 athletes in different class. I think that's a good competition. We have some good athletes here. We can see some good countries competing here. Of those that is not all the best, because someone tries the others World Series to compete, but we know that here is very hard the competition. No, here I can't feel anything about these wars, and it's so calm here. I don't know. We try to forget something when we compete, so we know that happened so many no good things, but in this moment we can be here and so good and so calm. The place here is so near the where we are sleeping, yeah, and where we are training and competing. Just the weather here is so different than in Brazil in this moment, because we left Brazil like 33 degrees and arrived here like 2, 3, 4. But we knew that it's happened. Right? Thank you very much and enjoy your time. Okay, thank you. Beh, l'obiettivo intanto è confermare a livello assoluto un'organizzazione di altissimo livello qui a Lignano. E la quinta edizione, anche se in realtà poi è la quarta operativa per il discorso del Covid del 2020. E gli obiettivi sono ambiziosi, perché da un lato torniamo da una Paralimpiade di altissimo livello, tutti sanno che abbiamo conquistato, come noto, ben 39 medaglie, 11 ori sui 14 del Comitato Paralimpico. E abbiamo a giugno i campioni del mondo, quindi questa era una delle principali tappe di qualificazione per la nazionale, non solo per la nazionale, ai prossimi mondiali. No, sono concentrati, però ovviamente l'argomento principe, al di là di quello che è prettamente sportivo, è il discorso della guerra. Non è un caso che finite le gare, tra la prima e seconda sessione e dopo la seconda sessione delle finali, tutti vanno sui telefonini o a vedere la televisione per sapere se c'è stato un inasprimento della guerra. Purtroppo sembra che sia così, anzi è così, e per noi è una disgrazia, perché coinvolge anche in piccola parte tutta la nazionale ucraina. Abbiamo contatti personalmente diretti col team leader e i ragazzi con gli avversari storici, e la situazione è veramente grave. È una competizione di altissimo profilo, già la presenza della nazionale italiana insomma fa capire che il livello è alto. C'è una nazionale brasiliana che mi ha molto stupito, in senso da un lato positivo, ma mi preoccupa molto per i prossimi 2 anni. È una nazionale nuova, giovane, ma già molto molto competitiva, che ricopre dalle classi più basse, quindi con disabilità maggiore, fino a quelle meno gravi. E quindi insomma si è capito che bisogna un po' mettere indietro i successi dell'anno scorso e lavorare per il futuro. Beh, Lignano, allora io ho un'esperienza personale, e esco fuori tema, no? Come torneo a Bawaba di pallanuoto di mio figlio, e vidi una piccola Olimpiade, no? Una Olimpiade giovanile. Questo perché ovviamente, essendo abituato ad affrontare impegni come le Olimpiadi, penso a Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2021 in realtà, e questo è un ambiente che tende ad accogliere gli atleti, perché c'è una cosa che di un'unicità, avere le strutture alberghiere prossime all'impianto gara, e questo rende molto più facile la gestione degli atleti da parte dei tecnici, perché non perdono tempo per raggiungere poi le loro abitazioni o anche per mangiare. Quindi la piscina è ottima e l'ambiente è quello sicuramente non solo positivo per eventuali collegiali, ma anche per una competizione di questo profilo. Parigi vale una messa. Parigi è vicina e lontana. Da un lato sono contento che è vicina, perché la nostra nazionale è molto giovane, quindi sono convinto che gran parte della squadra di Tokyo si potrà comunque sia far valere a Parigi. Nello stesso tempo è molto vicino, e quindi c'è molta difficoltà di trovare nuovi atleti di livello. Infatti un messaggio che
mi piacerebbe lanciare è quello ai colleghi del settore nuoto, della Federazione della Nuoto, in tutte le piscine del Friuli, del Veneto, di tutta Italia. Guardate bene, osservate bene i vostri allievi e se ci sono ragazzi con disabilità fisica, visiva o intellettiva che possono aspirare a prestazioni di livello, contattateci perché il futuro è prossimo. L'ambiente che dà la sensazione proprio della rinascita tra pandemia e brutte storie mondiali che sappiamo che stiamo condividendo purtroppo tutti, chi ne sta pagando di più ovviamente le conseguenze, è un messaggio insomma di pace e di speranza. La pandemia ci ha bloccato per parecchio lungo periodo insomma, e adesso aver ricominciato è un bel segnale. Effettivamente poi abbiamo già ricominciato osservando diciamo tutte le linee guida impartite dal governo e dalle federazioni e dalla federazione stessa, abbiamo già cominciato da un po', però questo è un evento che in qualche maniera alleggerisce un po' il peso di quello che è stato. Le notizie diciamo sulla pandemia sembrerebbero andare in una direzione che in qualche maniera ci lascia un pochino respirare, poi non diciamo niente perché poi sennò non sono nemmeno poi un infettivologo che possa esprimermi in tal senso, ci mancherebbe. Però insomma speriamo bene, dai, speriamo davvero. Che come diciamo nel 2019 siamo stati campioni del mondo, a Tokyo siamo arrivati quinti nella posizione del nuoto mondiale, insomma occupiamo sulle 80, 70, 80 forse di più nazioni che fanno nuoto e diciamo al mondo siamo tra le 5-6 nazioni più forti insomma ovviamente, quindi speriamo in un fine di buon World Series, perché è cominciato, finisce domani, quindi già siamo a oltre il giro di boa, domani ci saranno le gare la mattina, quindi per adesso insomma sembrerebbe che è andato bene. È venuto il governatore Fedriga, è venuto il sindaco di Lignano, ci ha fatto molto piacere questa presenza così massiccia anche delle istituzioni insomma, nonostante purtroppo per tutti ovviamente le testate giornalistiche sono molto impegnate su argomentazioni diverse, quindi diciamo sacrifichiamo un po' a far passare insomma la nostra visibilità in questo momento. Ma diciamo da quando è diventato CIP, quindi Comitato Italiano Paralimpico, voluto fortemente da Luca Pancalli e delle persone che lavoravano con lui, tra cui il sottoscritto, ovviamente c'è stato una volontà proprio da parte del governo di voler riconoscere l'ente pubblico, proprio perché attraverso lo sport è stato visto che insomma la persona disabile, l'atleta disabile, l'atleta paralimpico in qualche maniera è un investimento di socialmente molto 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 importante che fa il governo insomma, quindi come qualcuno prima di me ha detto è un pezzo di welfare del nostro paese, quindi noi attraverso il nuoto cerchiamo ovviamente di trovare le strategie politiche, come possono essere i campus, come possono essere gli Open Day, come possono essere il centro di Roma, per esempio adesso ha parecchi iscritti come ragazzi disabili, come possono essere progetti tipo Futuri Campioni, Swim to Paris 2024, insomma la mettiamo in campo un po' tutta, suggerito ovviamente tutto questo da Riccardo Verno e dal suo gruppo di lavoro, dallo staff tecnico nazionale, cerchiamo di crescere. Fino adesso insomma il modus di lavorare, il modus operandi ci ha dato ragione con questa conquista importante del 2019, come prima nazione classificata su 80 nazioni partecipanti a Londra nel 2019, e poi piano piano dopo anche a Tokyo abbiamo ottenuto grandissimi risultati indipendentemente dal piazzamento, insomma non scordiamoci, e qui mi riempio la bocca di gioia delle tante medaglie d'oro che abbiamo portato e delle 39 medaglie complessive su 69 che poi con le altre discipline, anche loro in gran forma e specialmente alcune, sono riusciti a portare a livello mondiale, a livello paralimpico. Lignano è baciata da Dio a mio avviso, nel senso che la struttura migliore non si poteva trovare, è costruita con cognizio causa, è stata fatta da ingegneri che sapevano la loro, non c'è una barriera, non c'è niente. Il fatto di essere immersi in una pineta con diverse palazzine che ospitano gli atleti e avere una vasca di questi livelli penso che sia, non so, unica al mondo non posso dirla, unica in Italia lo dico, e difatti è giustificato il fatto che quest'anno già la quinta edizione, considerando quella saltata diciamo non la contiamo, però insomma sono tante edizioni che veniamo qui perché qui è meglio. Grazie, no, grazie a voi.